Alberto Follin, grazie per la tua partecipazione ai Granai della Memoria. Tu sei autore di numerosi saggi, testi sulla letteratura e la poesia moderna e contemporanea. Se ti chiedessi di fare un parallelo tra il cibo, la letteratura, la poesia, a quali autori penseresti e a quali cibi? Il cibo è un, come dire, reagente sul piano della letteratura e della poesia anche, ma della letteratura più in generale, veramente di grande portata, incide moltissimo ed è, come dire, una figura che torna con una certa frequenza nella letteratura, direi a volte avendo una sua centralità. Il primo nome che mi viene in mente è Boccaccio. Il Decameron è un libro che non si potrebbe leggere se non facendo riferimento alla tavola e alla cucina. Praticamente si può dire che ogni novella, o quasi ogni novella, contiene uno scorcio della cucina o uno scorcio comunque dove sono presenti cibi. Pensiamo, per esempio, si va dalla cucina della Nuta, che è la donna, la servetta la quale fa cipolla, fa la corte. Pensiamo a una cucina tutta densa di fumi, eccetera, e anche greve di odori. O pensiamo alla coscia della gru di Chichibio, quindi può avere anche una valenza di eleganza, di risposta elegante. O può essere il falcone di Federico di Alberighi, quindi con un senso di nostalgia per un amico. Insomma, ha un ruolo importantissimo. D'altra parte, questo ruolo si comprende anche con la centralità del corpo, che così come viene narrato nel Decameron. Il Decameron è un'opera che si accentra, che mette in scena il corpo con tutti i suoi umori, i gusti, con tutte le percezioni sensibili e sensuali, quindi ovviamente prima di tutto la cucina. Tenendo presente peraltro che la cucina in quell'epoca era più un luogo sognato che praticato, dal momento che la fame era molto diffusa, cioè la fame, diciamo, è quella che dominava il Medioevo. E quindi quando per esempio in Calandrino viene raccontato uno scenario di un paradiso terrestre, è fatto di vernaccia che scorre nel fiume e tutta una quantità enorme di salumi, di carni e di cibi che rappresentano il paradiso terreno. Se noi facciamo un salto molto avanti nel tempo, anche qui vediamo la reazione in scrittori profondamente diversi, ma in epoche profondamente diverse, pensiamo a Manzoni. Manzoni e i Promessi Sposi, il cibo è presente in tre forme. O un cibo generico, di cui non si sa niente, e generalmente è il cibo che c'è nella tavola dei ricchi. A Manzoni, da buon cristiano, non interessava troppo il corpo, si sa. Anche se però ha fatto molti figli con la moglie Enrichetta Blondel, quindi insomma lo praticava, però in un altro senso, diciamo, per procreare. Il cibo in realtà lo interessa soltanto in maniera neanche simbolica ma allegorica. E infatti gli altri due cibi, quello generico è nelle tavole dei ricchi dove non viene mai descritto. Pensiamo alla cena, al pranzo di Don Rodrigo, al quale viene ammesso fra Cristoforo, e non viene descritto il cibo che gira nella tavola tra i commensali. Il cibo si presuppone molto ricco e molto... Ecco. Mentre invece il cibo viene descritto quando è nella tavola dei poveri. Allora è la polenta che dove tantissimi bambini stanno intorno ad aspettare nella casa di Tono, quando Renzo va a chiedere a Tono di fargli da testimone per la famosa notte delle nozze a tradimento, delle nozze a tradimento, e c'è la polenta. Oppure, ecco, il pane. Il pane è un valore simbolico, anzi, allegorico, è diverso. Cioè, rappresenta proprio il pane
che si celebra nella messa, insomma, la rappresentazione è proprio il pane del perdono, il pane che trova Renzo a Milano, il padre, quindi il pane può essere anche della perdizione, certamente il pane ha un valore allegorico importante, e il vino ha nel Manzoni ha un valore appunto altamente simbolico, il sangue di Cristo, d'altra parte il vino può anche perdere, come perde Renzo, ma può anche rappresentare invece il corpo spirituale. In questo senso, ecco per esempio, un conforto, è il vino che viene dato perpetuo a Don Abbondio, eccetera, per quasi una specie di medicina per tirarlo su. Ecco, questi due aspetti mostrano come il cibo funziona nella letteratura in modo opposto. Da una parte il mondo pagano, un mondo completamente umano e terrestre, e dall'altra parte spiritualizzato. Manzoni, che è il rappresentante del realismo e quindi mette al primo piano la storia, la provvidenza nella storia, lo spirito nella storia, ecco, tratta e rappresenta il cibo come qualcosa di allegorico, di spirituale, come segno e non come concretezza del gusto. In mezzo ci mettiamo chi? In mezzo ci mettiamo Leopardi. Tu sei uno dei massimi esperti di Giacomo Leopardi. Sì, ti ringrazio, quindi... l'ho studiato, diciamo, ecco. Devo dire, c'è un libro recente che è uscito di Domenico Pasquariello e Antonio Tobelli, Leopardi a tavola, che si articola appunto attorno a un testo che peraltro gli studiosi e i custodi del Fondo Leopardiano della Biblioteca di Napoli conoscevano già, ma è un testo molto curioso, scritto nell'ultimo periodo napoletano di Leopardi. Praticamente è l'elenco con la scrittura precisissima di Leopardi, è proprio elegante, precisa, accuratissima, l'elenco di 49 piatti che si presuppone, si pensa, dovevano essere amati da Leopardi. Qui si rivela un aspetto di Leopardi estremamente curioso, cioè in realtà non affatto curioso se ci pensiamo bene. In Leopardi, che sembra così lirico, così etereo, così spirituale in un certo modo, in realtà il corpo occupa una centralità assoluta. In tutta la meditazione leopardiana il corpo è veramente è la materialità dell'esistenza, ha un ruolo centrale. Quindi non c'è da stupirsi, possiamo dire, che ci sia stata in lui questa straordinaria attenzione nei confronti del cibo. E un altro aspetto ancora è interessante ricordare. Leopardi era monofago, amava mangiare da solo, non sopportava mangiare in compagnia, perché diceva non si può mettere assieme la conversazione con il gusto del cibo, il mangiare, che è in qualche modo... ho notato tra l'altro che in uno di questi, un altro precedente di questi vostri appuntamenti con Gregoretti, Gregoretti faceva proprio questa osservazione, diceva che a lui non piaceva mangiare in pubblico, mettere in scena, no? Questa qualcosa che è qualcosa di segretezza, il gusto, il piacere del cibo è qualcosa che appartiene, come dire, all'interiorità. Ad Alberto Folin piace mangiare in compagnia o sì, da solo? A me piace mangiare in compagnia, io non ho questi problemi, anzi per me la convivialità, il cibo è un pretesto, oltre che essere un testo naturalmente, di convivialità e di relazione, quindi io non ho questa concezione un po' ascetica di Leopardi e anche devo dire di Gregoretti, che mi ha un po' stupito questo di lui, però piacevolmente stupito. Sì, per me il cibo è un'occasione di incontro e di scambio. Magro, maccheroncini e tagliolini, cappellini al burro, bodin di cappellini, bodin di latte, bodin di polenta, bodin di riso, riso al burro, frittelle di riso, frittelle di mele e pere, frittelle di borragine, frittelle di semolino, gnocchi di semolino, gnocchi di polenta, bignè, bignè di patate, patate al burro, carciofi fritti al burro con salsa d'uova,
zucche fritte, fiori di zucca fritti, cavoli fiori, cavoli fiori, cavoli fiori, ricotta fritta, ravaioli, bodin di ricotta, pan dorato, non so neanche cosa siano certe cose, latte, ma crema, purè di fagioli, cervelli fritti al burro in, non si capisce, pesca, pasta frolla al burro, poi ci sono i fegati e ci sono le trippe, ci sono i fegati, vedete che questa è una cucina che lui aveva, questi cibi, diciamo, sui quali facevano le ricette, perché era accompagnato da un cuoco molto bravo che si chiama Pasquale Insanno, non mi ricordo più adesso il nome, che era appunto il cuoco che seguiva i due amici Antonio Ranieri e Monsieur, ecco, Antonio Ranieri e Giacomo Leopardi e la sorella di Antonio Ranieri, Paolina, li seguiva nelle varie residenze in cui loro hanno soggiornato a Napoli, quindi sia in città sia alla Villa delle Ginestre, dove c'è ancora la cucina bellissima sulla quale appunto venivano fatti questi cibi. E Leopardi fa l'elenco puntualissimo dei cibi che lui amava e che voleva che gli fossero fatti. È cucina napoletana, dove avete visto quanto siano presenti l'interiora, come si diceva prima. Mi sembra che si confermi proprio un epicureo anche nel cibo. Epicureo. Con la faccia del Leopardi. È spirituale. Qual è il tuo cibo della memoria, quello che ti riporta l'infanzia, la tua Madeleine? Io sono veneziano. Sono non solo sono nato a Venezia da una famiglia anticamente veneziana, quindi la mia stirpe, come si dice, affonda le radici dei secoli a Venezia. Poi sono stato lì per 20 anni, ma poi sono emigrato a Padova, quindi ovviamente i miei gusti e i miei ricordi e le mie Madeleine sono completamente lagunari, sono legate agli odori della laguna, ai gusti di Venezia, che è una città che in questo senso è assolutamente diversa, ci tengo a sottolinearlo, anche dal punto di vista culinario, anche dal punto di vista gastronomico, quindi come scelta di cibi, come privilegi rispetto alla terraferma. È tutta un'altra cosa. Venezia è una cosa e il Veneto un'altra, anche nel suo piano dei cibi. Quando io ho scoperto la terraferma, ho scoperto per esempio la priorità che c'era a Padova, nel padovano, della carne, del pollame, della carne di manzo, eccetera, che a Venezia invece era usata pochissimo, e soprattutto a Venezia c'era la cucina, diciamo, di mare, naturalmente. Legata peraltro a un periodo particolarissimo, perché io sono... la mia infanzia è stata tutta nel dopoguerra, quindi una cucina povera. E la cucina povera veneziana, i profumi e gli odori che io ricordo, che suscitano in me ancora una certa, così, l'emergere, come dire, di sensazioni antiche, è legata per esempio al fritto di mare. E dobbiamo ricordare che a Venezia i frittolini, cosiddetti frittolini, sono dispersi in tutta la città. Quando si usciva dal liceo, noi ragazzi si andava appunto a mangiare questi cartocci di carta di riso pieni di questo pesce fritto, e il cui odore si espandeva per tutte le calli e per tutti i campi, quindi Venezia era continuamente invasa dagli odori del fritto, ma anche dagli odori della cucina, e della cucina di altro genere, della cucina, per esempio il fegato alla veneziana, per esempio lo stoccafisso che si faceva, e ancora si fa naturalmente, mantecatto cosiddetto, che è tipico, tipicamente veneziano. Tutti i cibi poveri allora, poveri, perché lo stoccafisso costava poco. Ricordo ancora adesso, ricordo benissimo quando c'è stato un balzo nel costo di questo cibo che era per i poveri, non so per quali ragioni, che mia madre è tornata a casa sterefatta dicendo: come faremo adesso che lo stoccafisso è andato a costare 3 volte di quanto costava prima? E ovviamente, come non ricordare il saor, altro piatto povero veneziano, che per me è come essere, come diciamo, quando lo assaggio, dovunque mi capita, ricorda l'originale, che è quello veneziano, fatto, secondo quello che diceva mia madre, mai
con due tipi di oli diversi, cioè non si fa mai la frittura della cipolla e poi si cambia l'olio per friggere le sarde. Bisogna fare la frittura dove sono state fritte le sarde, deve essere la stessa nella quale si mettono le cipolle, perché altrimenti dice non è più il sapore veneziano. D'altra parte si capisce anche perché l'olio costava molto. Tu lo cucini? Sì. Sei bravo ai fornelli? Diciamo bravo, io ho una certa passione, ecco sì, ho una certa passione, anche se non credo di essere un grande cuoco, ma insomma la mia esperienza come cuoco, io a casa cucino io, anche perché mia moglie non può essere presente fisicamente, quando parte la mattina per andare a Venezia dove lavora presso la casa di Trecce Marsilio e torna alla sera, quindi per forza di cose con mia figlia io devo farla mangiare. Anche per lei quando torna, diciamo. Io ho iniziato a fare il fuoco in una open house, si chiamava allora, nel 68, gli studenti si prendevano delle case, siccome i soldi erano pochi, e noi ci prendevamo in 3, 4, 5 ragazzi, uno studente prendevamo una casa in affitto, e lì ognuno aveva una funzione, io facevo il cuoco. Da lì ho cominciato a cucinare e dopo sono andato avanti per tutta la vita. Senti, cibi del cuore, luoghi del cuore. Tu frequenti da diversi anni Napoli per il tuo insegnamento di ermeneutica leopardiana al Suor Orsola. Di questa città, quale sapore ti ha conquistato? Quale cibo metteresti in versi? Intanto ti ringrazio di farmi questa domanda, perché un po' proseguo il discorso di prima. Cioè, io sono ormai 10 anni che insegno qui a Suor Orsola, e quindi ci vengo tutte le settimane e ho imparato a conoscere Napoli con il filtro del veneziano antico e trovo veramente la residenza universitaria e i quartieri spagnoli, quindi sono nei quartieri spagnoli, e veramente mi sembra in certi momenti di essere ritornato a Venezia. Venezia è una città che oggi è riconoscibile. Non è più la Venezia di 30 anni fa e di 40 anni fa, assolutamente non c'è più quella Venezia. È una Venezia appunto dove per le calli c'erano le donne che fuori cucivano, eccetera, nei campielli, lì chiacchieravano, il campiello proprio di Goldoni, insomma, esisteva, insomma, e con i panni stesi fuori, eccetera, e con gli odori dei cibi che provenivano dalle varie case, no? Che si spandevano, come dicevo. E qui io la ritrovo perfettamente nei quartieri spagnoli, perfettamente la stessa cosa, soltanto che invece che odore di fritto c'è odore del ragù, però non è che sia cambiato, anzi è come dire un ritorno a una Venezia che oggi non c'è più e che invece nei quartieri spagnoli si è mantenuto questa usanza, questa dire, comunità, no? Comunità urbana che si svolge senza l'automobile, si svolge all'interno di un piccolo spazio condiviso dalle famiglie che vivono questi spazi in maniera unica. E in questo senso Napoli mi ha fatto, come dire, rivedere, mi ha fatto ritornare alla memoria una quantità enorme, anche adesso, quando torno dall'università, eccetera, mi sembra però veramente in certi momenti di essere nella Venezia di allora. E quello che dicevi, quello che mi ha colpito, ecco, mi ha colpito questo culto dell'interiore. A Napoli c'è, anche a Venezia c'è molto il fegato alla veneziana, appunto, ma qui a Napoli c'è veramente una specie di trionfo della cucina dell'interiore, che forse riporta all'antica scienza, il vaticinio, eccetera, no? Forse a Ruspicina, ecco. Certamente mi ha colpito moltissimo, per esempio, vedere le tripperie, insomma, no? Con tutti i tipi di trippe diversi, con i colori diversi, cosa che io non avevo mai pensato. E una cucina anche di questo genere, che è una cucina povera, è arrivata poi a alcuni punti che sono comici, direi, per me almeno, no? Per esempio, il chiosco dell'acqua frescheria.
cioè si vende acqua fresca, è una cosa che è curiosissima, no? C'è ancora, naturalmente, chissà quanto antica, perché immagino che c'era l'acqua fresca quando non c'erano gli acquedotti, adesso ovviamente ci sono i limoni, eccetera, tante altre cose, però rimane. No, ovviamente, come non parlare della pizza, beh, insomma, però mi pare che è un po' un luogo comune questo, ecco. Senti, un altro tuo luogo del cuore è la Grecia, so che l'ami molto, tanto da passarci le vacanze, l'estate, il Mediterraneo. Che cos'è per te la dieta mediterranea? Come la definiresti? È una domanda bella, è una domanda che richiede una risposta essenziale. Dunque, intanto partiamo dal presupposto che quando parli di Grecia, molto spesso si fa così, la Grecia è l'Italia, cioè nel senso che il mondo greco è un mondo in cui c'è la penisola greca, la penisola balcanica, ma c'è la Magna Grecia, la Grecia a tutti gli effetti, insomma, Parmenide è di Velia, no? Di Elea, Velia, che è in Campania, quindi insomma, quindi voglio dire, siamo, la Grecia è appunto, come dicevi giustamente, il Mediterraneo. Il Mediterraneo è la Grecia, è la Grecia classica. Il Mediterraneo che cos'è? Ecco, questa è una questione nella sua essenza, come appare, come traspare il Mediterraneo nella letteratura antica, dal punto di vista simbolico. Beh, direi che è solo il mare delle terre, eccetera, come si sa, insomma, ma è il luogo dove si avventuravano i primi nuclei di una civiltà, della civiltà occidentale, si avventuravano questi uomini che lavoravano alla costituzione di questo fondamento che è arrivato fino a noi, o meglio, si è dimenticato e si è perso nel corso dei secoli, e che è sostanzialmente, da una parte, il Mediterraneo è il luogo dell'incontro tra popolazioni diverse che vivono su rive diverse e su rive che si stanno una di fronte all'altra, e dall'altra parte è invece l'abisso, l'abisso è il colore del vino, come dice Omero, colore del vino è il colore di Dioniso, quindi è l'abisso, è il dionisiaco, sono due aspetti del mar Mediterraneo. Completamente diverso dall'oceano, il fiume oceano è il fiume che separa la vita dalla morte, Odisseo arriva, nell'Odissea appunto, arriva al fiume oceano per andare oltre il quale c'è l'Averno. Quindi l'oceano è la morte, o separa la vita dalla morte, meglio ancora, no? Invece il Mediterraneo invece unisce la vita, è relazione di vita, è pulsione di vita, è una vita che pulula, che pulsa, no? Che pulsa anche nell'abisso, ovviamente, sostenendosi anche nell'abisso. Quindi c'è nel quarto libro dell'Odissea, quando Odisseo scende all'isola dei Feaci, eccetera, trova Nausicaa, e qui lui esce dall'oceano, dal mare, cioè dal mare profondo, dal mare colore del vino, tutto pieno di alghe, e sembra un leone, sembra una belva, è lo xenos, lo straniero per definizione, e il mare dal quale proviene è colore del vino. Allora Nausicaa lo fa lavare nell'acqua del fiume, che invece è trasparente, chiara, limpida, e dalla quale lui emerge come un dio. Ecco, il Mediterraneo è vino e acqua trasparente, è abisso e relazione. Bello.